quella bella moglie che c'hai a casa. E stai qua con questa. Non è una bella cosa. Tu sparisci. Allora, Danino. Tu lo sai che cosa ti ha fatto tu censerillo se scopri che gli freghi la roba, vero? E chi ha detto tu? Minimo ti tagli un braccio. Poi l'altro. E poi la testa. Io non so di cosa state parlando. Vedi, io l'avevo capito che era uno che stava in alto che faceva girare quella schifezza tagliata male. Ma così in alto non ci speravo. Il braccio destro del capofamiglia. Ma che ti passò in testa, Danilo? Non lo so, Zotodò, non lo so. È stata una fesseria. Per bisogno. Per bisogno? È così. Per bisogno. Lo vedi come va il mondo dentro questa cosa nostra? Un capo decina che è costretto a fregarsi la roba per campare. Poca cosa, però. Poca cosa. Inserirlo, se lo viene a scoprire. E chi l'ha detto che lo deve scoprire? Tu a me mi servi vivo. Tu ora fai una cosa. Ti trovi qualcuno a cui ci dai la colpa e ci fai un servizio. Poi te ne vai da inserirlo e ci dici che io ti ho proposto un affare. Una quota di un carico. Si deve fidare di te come di un fratello. Grazie. Grazie.